prendila in maniera allegra. Allora, Raffaele Colombara, illustre professore, illustre politico, scapolo impenitente, e mi tocca dirtelo, scusa, ma Vox Populi dice candidato sindaco per il centro, e dici qualcosa. Allora, sono molto interessanti le qualifiche che lei mi attribuisce, e sono sempre, è sempre un piacere poi parlare con lei, perché lei si fa interprete di questa cosiddetta Vox Populi. Non costa niente fare i nomi, io ascolto e registro come lei. È veramente sfuggente questo candidato sindaco, però non mi piace. Vabbè, allora, questo centro che avete appena creato con la nuova coalizione, di cui però una grande Vicenza è una colonna portante, cosa vuol fare da grande a Vicenza? Noi vogliamo semplicemente portare avanti un percorso che in realtà è già iniziato in questi anni di amministrazione, portando sempre il nostro punto di vista rispetto a quello che questa amministrazione ha fatto, e noi cerchiamo di dare, credo, una risposta a un bisogno che c'è in molte persone oggi, di dare una risposta a bisogni concreti che ci sono nelle città e che vanno oltre tante chiacchiere che sono state fatte sia da una parte che a volte anche dall'altra. E quindi il punto è oggi di essere concreti nel dare delle risposte, appunto, concrete e che vadano nella direzione dei cittadini, e questo credo che sia oggi è quello che vogliamo interpretare. Senti, ma sbaglio o vi stanno nel panorama politico vicentino tirando un po' tutti per la giacchetta? Infatti, come vede, sono senza giacchetta. Dai, di la verità. Sì, giusto, ma questo è il momento, no, di cui si cerca di capire con chi portare avanti, no, queste le proprie idee, e avere una forza per poter poi, no, esercitare i progetti e metterli in campo. Quindi è inevitabile che in questo momento ci siano interlocuzioni un po' con tutti quanti, e speriamo che siano positive. Il famoso sondaggio Cicero parla di tutti fuorché di voi. Beh, non è vero, perché parla anche di noi, no? Noi ci lascia un po' in là, siamo in qualche maniera, dice che siamo ininfluenti, questo ci dà anche la possibilità di lavorare con maggiore libertà e di portare avanti con più forza e maggiore libertà le idee che vogliamo proporre per la città. Voto ai tuoi concorrenti candidati sindaci prima che si presentino. Aspetta, allora, voto a Possamai. Diamo un 10 a tutti quanti, perché le spiego perché. Un bel 10 a tutti quanti perché hanno fatto un'ottima preparazione, e questo è sempre molto importante. Poi dopo, naturalmente, daremo il resto del voto quando saranno candidati. Scusa, 10 perché hanno fatto una bella preparazione, ma se non si sono ancora presentati? Hanno creato un grande interesse, no? E quindi questo aiuta a tutta la campagna elettorale, anche a noi. Allora, tu continui a dire che non sei candidato sindaco, ma da amico fraterno quale sei? Lo faresti il sindaco? Ma credo che, se vogliamo dire una cosa seria, oggi una persona che avesse un po' di sale in zucca e senso di responsabilità, credo che sfuggirebbe da questo ruolo a gambe levate, perché dopo i 2 minuti di notorietà che ti possono dare, le responsabilità che oggi ha un qualsiasi amministratore sono veramente molto, molto grandi, e a fronte di tante cose che non ti lasciano dormire la notte oggi, credo. Rivedremo questa intervista a Raffaele Colombara quando sarà sindaco e rideremo insieme.